Taro Giornale, il radiogiornale tarologico di cui forse non si sentiva il bisogno. 21 gennaio, un saluto e bentrovati al Taro Giornale, in studio con noi i tarocchi delle luci fatate. Asso di bastoni, un albero di soffioni. No, vabbè, scusate, ma i soffioni non stanno sugli alberi. Ah, va bene, ok. Un albero apparentemente di soffioni si erge luminoso su un prato scuro su sfondo nero. La carta indica ispirazione e potere creativo. Lo segue un asso di coppe dove un calice pieno di lucine, forse una fata, ci suggerisce di essere gentili con noi stessi e con gli altri, assaporando il gusto della compassione. È giunto il momento di fare qualcosa solo per voi. Prendetevi un giorno di ferie, andate ad una mostra, fate una doccia calda o coccolate il vostro spirito con una cioccolata e il vostro film preferito su Netflix. Insomma, qualsiasi cosa sia per voi una coccola, fatevela che ne avete bisogno per ricaricare le pile. Scusate dalla redazione, una specifica per la signora Luigia. Telefonare all'amante nella speranza che stavolta abbia lasciato la moglie non è considerata una coccola perché tanto non la lascia. In chiusura la domanda delle carte, cosa succede se vi ritagliate uno spazio per voi, vi sentite in colpa o vi godete il momento? Potete inviare le vostre risposte nel gruppo Telegram del Taro Giornale. Con la stesa di oggi è tutto dalla redazione, dalla musifavolista, una buona giornata.